io dovevo presentare la settimana passata questa situazione, ma io ora premo, quando ti arriva un segnale dall'alto di fare silenzio e basta. Comunque padre Gregorio ha anticipato quello che lui avrebbe dovuto fare questa sera, quindi adesso io ritorno a presentarvi questa brevemente, così, questa figura di Mosè. Mosè noi lo conosciamo molto bene, ma visto che quest'anno ci siamo impegnati a riflettere su questo tema della misericordia di Dio, allora vorrei dire qualcosa su Mosè, sul vissuto di Mosè, che nella cui esperienza la misericordia di Dio diventa solidarietà con il popolo, diventa una cosa sola con il popolo. Mosè così esprime, lui che fa l'esperienza della tenerezza e della misericordia di Dio, poi diventa anche lui solidale con il popolo, una cosa sola con il popolo, lo vedremo piano piano. Ripeto, Mosè lo conosciamo molto bene, tutti quanti avremo letto il libro dell'Esodo, il libro del Deuteronomio. Comunque c'è un passo degli Atti degli Apostoli in cui Stefano, prima di essere lapidato, lui racconta, fa un po' un revival della storia della salvezza e riprende anche la figura di Mosè. E negli Atti degli Apostoli, al capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, lui presenta la vita di Mosè dividendola in tre grandi periodi, cioè grandi periodi della vita di Mosè, tutte e tre di 40 anni. Il 40 ha il senso di una vita compiuta, insomma, ecco, quindi quasi c'è una vita compiuta, poi un'altra vita compiuta e poi ancora una vita compiuta. E quindi la prima tappa di 40 anni di Mosè, che sta alla corte di Faraone dove cresce, altri 40 anni di Mosè che vive nel deserto, nella profonda solitudine in cui si deve togliere, perché alla corte del Faraone anche lui è diventato un po' faraonico, che facilmente chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, no? Lo diciamo. Secondo degli ambienti in cui viviamo, cresciamo, veniamo educati e assimiliamo anche il modo di fare. Ecco, Mosè, lo vedremo, è cresciuto per 40 anni alla corte di Faraone. Poi ci sarà bisogno di altri 40 anni nel deserto, in un certo senso per togliersi questa corazza faraonica. E dopo 40 anni, quando ha 80 anni, ci dice Stefano negli Atti, ma questo ci viene raccontato anche nel libro dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, soprattutto nel libro dell'Esodo, dopo 40 anni di deserto, quando lui davvero si è spogliato di questa corazza faraonica, c'è qualcuno che si ricorda di lui e lo chiama per nome. Si ricorda di lui e lo chiama per nome, Mosè, Mosè. E poi a 80 anni, quando già è maturo, davvero viene chiamato in greco presbitero, maturo, questo vuol dire presbitero, lui è pronto per essere inviato adesso da Dio a farsi portavoce di Dio, ad essere manifestazione della misericordia di Dio per i propri fratelli. Questi un po' i tre momenti così accennati brevemente. Comunque diamo uno sguardo a ogni momento. Noi sappiamo benissimo la storia di Mosè. Mosè nasce in un periodo in cui il faraone ha stabilito che tutti i figli primogeniti maschi devono essere ammazzati, no? Così si apre il libro dell'Esodo. Mosè viene nascosto quando nasce, c'è quest'uomo coraggioso che comunque decide di sposarsi e di mettere al mondo una creatura. Il padre e la madre di Mosè hanno questo coraggio, sfidando la prepotenza di Faraone, dell'editto faraonico. E viene detto che per un certo periodo lo tengono nascosto, poi non lo possono sempre tenere nascosto perché è un bambino,
e viene un momento in cui la mamma lo affida, viene detto, in un cestello e lo mette nel fiume Nilo, e manda la sorellina a osservare, vediamo che fine fa questo bambino. È interessante che quando si parla di questo cestello, in ebraico si dice Tebach. Bene, Tebach è lo stesso termine con cui nel libro della Genesi viene indicata l'arca. È lo stesso termine in ebraico, Tebach. Qui viene... Che dici, Santi? Sì, è posto. C'è il mio correttore che mi riprende, se dico qualcosa di errato in ebraico... Io... Comunque, è proprio così, è interessante. C'è una nuova arca, c'è qualcuno che vuole distruggere, perché anche lì il diluvio non è che l'ho provocato Dio, è l'umanità che provoca il diluvio, e Dio ha offerto l'arca, la Teva, perché l'umanità potesse salvarsi. Ma il diluvio sempre l'umanità lo provoca, siamo noi a distruggere il mondo, e Dio ci offre sempre la possibilità, un'arca per salvare. Adesso c'è una nuova arca, questo cestello in cui c'è Mosè che viene salvato dalle acque, ed è interessante anche che c'è la figlia di Faraone che va al Nilo e vede questo bambino che piange, d'altra parte che deve fare un bambino abbandonato lì nelle acque, piange, ed è significativo che viene detto che questa donna è una donna di compassione. Vedete, Dio ci sorprende sempre, dove meno ce l'aspettiamo, c'è qualcuno che ha compassione, anche nella casa di Faraone, dove c'è un delirio di potenza e anche una volontà di morte, perché ha stabilito che tutti i figli primogeniti degli ebrei devono morire, i figli maschi devono morire, eppure lì c'è una creatura. Io dico che Dio ci meraviglia e ci sorprende sempre dove meno ce l'aspettiamo. C'è una creatura che ha compassione, questa compassione ha a che fare con la misericordia, con un utero che si allarga, come dicevamo lunedì sera per chi c'era, per avere attenzione, amore viscerale verso questa creatura che sta lì. Quindi questo, io direi che questo già, in fondo Mosè, fin dal suo nascere, è oggetto della tenerezza e della misericordia di Dio, salvato nella Tebach, nel cestello, nell'arca, c'è un'arca per lui, e poi queste braccia di questa figlia di Faraone, dove meno ci potremmo aspettare, che comunque diventano braccia accoglienti, che si prendono cura di Mosè. Quindi Mosè in fondo è uno che sta vivendo questa esperienza della misericordia del Signore. E quindi lui vive alla corte di Faraone, dice Stefano negli Atti che Mosè fu educato alla corte di Faraone ed era potente in parole, in opere. Era il figlio del faraone, era un principe, e quindi capace di guidare l'arco, di il cocchio, di fare la guerra, di combattere. Era un arrivato, era sapiente, aveva studiato, era capace di maneggiare le armi, e quindi si sentiva un uomo davvero corazzato, arrivato. E però rimane un uomo anche generoso, tant'è è vero che dice Stefano, a 40 anni lui decide comunque, perché si ricorda a memoria che lui non è un egiziano, anche se nel suo modo di fare è diventato egiziano, faraonico, però lui si ricorda che ha dei fratelli che sono ebrei e che sono schiavi, sono tenuti in una situazione di schiavitù. Allora esce generosamente a 40 anni, dice Stefano, quindi una vita completa in cui si è formato il vero egiziano. E dopo questo periodo di preparazione esce dalla corte per andare a vedere che fanno i fratelli. E voi sapete com'è la storia, c'è un egiziano che sta maltrattando un ebreo, e lui ne prende le difese e uccide, si comporta da egiziano, cioè
con la potenza, con la forza, con le armi, uccide. Poi l'indomani esce di nuovo e trova due fratelli suoi ebrei che stanno litigando. E dice: ma perché litigate? Non siete fratelli? E lui gli fa, e quelli gli fanno: ma a te che te ne importa? Fatti gli affari tuoi, chi ti ha fatto il nostro capo? Allora Mosè si rende conto, lui dice Stefano, lui riteneva che pensava, appena mi vedranno e vedranno la mia capacità, il mio modo di parlare bravo, il mio modo di saper maneggiare le armi, di saper guidare, subito mi acclameranno loro principe, loro re, e noi mi metterò a capo di loro, anche se sono quattro straccioni, però sarò un capo e cercheremo di liberare Israele, sarà opera mia, ce la faremo. E invece si vede rifiutato, dice: ma chi ti ha fatto il nostro capo? Che ti importa se noi stiamo litigando? Vuoi fare come hai fatto l'altro ieri che hai ammazzato l'egiziano? Allora Mosè si rende conto di quello che dice Stefano proprio così negli atti. Egli pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non comprendono. Mosè si faceva un'idea semplice, secondo i propri schemi della realtà. Io Mosè sono bravo, sono forte, tutti mi daranno credito e allora insieme possiamo fare una storia diversa. In fondo in lui c'è un egiziano, e allora quando si rende conto che gli altri ebrei non lo accettano, allora e sa che la cosa si è venuta a sapere, quindi se il faraone viene a sapere che ha ucciso un altro egiziano, adesso punisce me, ammazza me, allora scappa. Davvero siamo a un momento delicatissimo dell'esperienza di Mosè, in cui nel momento in cui si riteneva ormai un affermato deve fuggire e comincia tutta un'altra vita. Deve fuggire, ma deve fuggire da che cosa? Ma deve fuggire da se stesso, dal fatto di essere diventato un egiziano. Perché nel momento in cui scappa e poi incontrerà a un pozzo le figlie di Etro, di Reuel, come viene chiamato, di cui poi una la sposerà, quando ritornano dal padre gli dicono: ma mai siete andate presto, avete fatto presto, perché generalmente gli altri pastori impedivano di far bere i loro armenti. Cioè, c'è stato un egiziano che ci ha aiutato. Vedete, riconoscono in Mosè un egiziano, cioè così lo definiscono, capitolo 2 degli Atti, al versetto 19, un egiziano, quindi veramente è diventato un egiziano. Allora adesso ci sarà bisogno che lui piano piano si tolga, gli viene tolta piano piano, guardate, davvero la corazza noi da solo non ce la togliamo quasi mai, ed è facile che ci creiamo una nostra corazza secondo le nostre categorie, il nostro modo di fare, l'ambiente che frequentiamo. E per noi preti crearci una corazza clericale, per esempio, è molto facile, insomma. Cioè, allora, togliersi questa corazza di egiziano ci vorranno altri 40 anni. Nel momento in cui lui poi incontra le figlie di Reuel o di Etro, e quindi sta con loro perché viene accolto, anche qui c'è la misericordia di Dio, di qualcuno che comunque ti accoglie, viene accolto, allora Mosè piano piano si rende conto che lui deve morire l'egiziano. Deve morire l'egiziano, e lui si ritrova proprio in fuga. D'altra parte anche Giona è fuggito, no? Giacobbe fugge, nella Bibbia sono tanti quelli che fuggono. A volte fuggiamo da quello che siamo, dobbiamo scappare da quello che siamo diventati, e piano piano Dio ci toglie la corazza che ci siamo costruita, nel suo caso quella di egiziano, e piano piano lui deve diventare uno straniero in mezzo ai fratelli, tant'è vero che appena gli nasce il figlio lo chiamerà Gerson. Il nome dato al figlio è Gerson, che vuol dire straniero qui,
straniero qui, anche lui diventa uno straniero, perché tra l'altro non è né più né egiziano, perché non, né ebreo, perché si sente proprio sbandato. E in mezzo al deserto, dove ha incontrato questo pastore che vive lì con le figlie e che lo ha accolto. E ci vorranno, ripeto, 40 anni per togliersi, 40 anni di deserto. C'è Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nissa, che ha commandato un po' il libro dell'Esodo, che dice: dietro gli concesse la scelta di fare quel genere di vita che voleva. A Mosè dice: beh, adesso, visto che si sposa la figlia, fai quello che vuoi, quale tipo di vita vuoi condurre. E Mosè, dice Gregorio di Nissa, scelse la solitudine. Vedete, la solitudine per ogni uomo è un valore fondamentale. È nella solitudine che dopo lo scacco si impara ad aspettare qualcuno che ci ridia dignità, e questo qualcuno che ci dà dignità è Dio. E Mosè si mette in ascolto, in solitudine, e in questa solitudine, in questo silenzio, in cui il suo nome non risuona più, prima era importante, Mosè era il principe, era importante, lo conoscevano tutti, andava alle guerre, alle battaglie, adesso è nessuno. C'è questo spogliamento per 40 anni in cui lui ha l'impressione che tutto si spezzi in mano, tutta la sua esistenza, tra le mani si è spezzato, tutta quella idea che aveva di se stesso. E però quando compie 80 anni, quindi altri 40 anni, cioè ti costruisci in un certo modo una vita, te la costruisci in un certo modo, cioè un'altra vita, perché tu possa essere decostruito, liberato da quell'involucro, da quella corazza che ti sei data. E dopo 40 anni, quando lui ha 80 anni, adesso è maturo, viene detto presbitero, è maturo, diventa di nuovo capace di meravigliarsi, di stupirsi. È bello, perché non c'è neanche 80 anni, non dice: ma che ti meravigli più della vita? Di niente, hai visto tutto, che vuoi che ti sorprendi più nella vita? Ormai ne hai visto tante. E invece lui a 80 anni, quando vede quel rovetto che brucia e non si consuma, può darsi che era anche il rovetto che gli bruciava dentro, io ne sono profondamente convinto che fosse il rovetto che gli bruciava dentro, quel fuoco comunque che gli bruciava dentro, e si mette e sente anche il suo, e si mette in cammino. Lui sta nel deserto, nella pianura, vede, c'è da salire, da fare una scalata, diventa capace di mettersi in movimento, di lasciare quella tranquillità che più o meno ormai ha riscontrato, ha ritrovato, e mettersi in cammino, perché mosso dalla meraviglia, dalla curiosità, come un bambino, voglio andare a vedere che cosa succede. Davvero, dopo 40 anni di solitudine, ha ritrovato la freschezza infantile, di bimbo, perché l'aveva persa completamente. Lui ormai aveva tutto schemato, tutto bello sistemato, come dovevano andare le cose. E invece dopo 40 anni di deserto, di solitudine, quando vede quel fuoco che brucia e non si consuma, si mette in movimento per andare a vedere che cos'è, che cos'è. E lì si sente chiamato per nome, Mosè, Mosè. C'è qualcuno che dopo 40 anni di solitudine si ricorda che lui ha un nome e lo chiama per nome. E lui si avvicinò per vedere meglio, dice sempre Stefano negli Atti. In fondo lui, che ormai dice: io sono un povero fallito, però nel mio fallimento c'è ancora la misericordia di Dio, di qualcuno che si china su di me. Poi scoprirà che questo qualcuno che si china su di lui è proprio Dio, il misericordioso. Così si rivelerà poi Dio a lui, ma lui ne fa l'esperienza, poi glielo dirà esplicitamente Dio. Ma lui fa l'esperienza che questo qualcuno che si ricorda di lui, che si china su questo povero fallito, a cui la vita si è spezzata nelle mani, che ha perso tutto, è Dio che nella sua grande tenerezza e misericordia si ricorda di lui. Lui dice, avrà pensato Mosè,
Io sono un povero uomo fallito, ma Dio può fare ancora qualcosa di nuovo. E si avvicinò per vedere meglio, dice Stefano, e perché lui vuol vedere, vuol capire, è ancora dentro un uomo vivo, anche se vecchio negli anni. In fondo Mosè è un uomo che lascia emergere le domande in se stesso, non più l'uomo che ha già sistemato tutto. Mosè riflette, io sono un povero uomo fallito, però Dio può fare ancora delle cose nuove. Davvero, lui purificato ormai, maturo, dopo 40 anni di solitudine e di deserto, lascia tutto, lascia quelle cose tranquille che aveva e comincia a salire per andare a incontrare questo fuoco che brucia e non si consuma, questo roveto che brucia e non si consuma, per sapere, per conoscere. Quel sapere non è un fatto puramente intellettuale, ma per fare esperienza di quel fuoco, di quella verità, di quella luce che lo ha affascinato, che lo ha preso. E in fondo io credo che questa sia la passione che anche lui si è portato dentro per 40 anni, che adesso lo conquista. Cosa ascolta Mosè? Mosè ascolta, se leggiamo, tento spingere, per cui, comunque se prendiamo, voi lo potete rileggere a casa, capitolo 3 del libro dell'Esodo, i versetti 3, 4, 6, lui dice: voglio avvicinarmi e vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò. Dal rovete disse: Mosè, Mosè, rispose: eccomi. Finalmente si sente chiamato. Riprese: non avvicinarti, togliti i sandali, togliti tutte le sicurezze. Camminare nel deserto in mezzo agli sciacalli, alle vipere, ai serpenti, senza scarpe, devi perdere tutte le tue sicurezze e devi andare piano piano. Non puoi venire a me per incasellarmi e possedermi, ti devi lasciare possedere tu da me. Questa è la vita del credente, che si lascia abitare e animare da una presenza nuova. Noi abitualmente pensiamo di essere teologi o questo o quell'altro, perché incaselliamo e pensiamo con come deve essere presentato Dio. Non c'è bisogno di incasellare, Dio non vuole essere incasellato nei nostri sistemi, nei nostri casellari. Dio desidera unicamente che lo accogliamo e ci lasciamo noi animare dalla sua presenza. Togliti i sandali, cammina a piedi scalzi, perché quella che calpesti è terra santa. Interessante questa terra di sciacalli, di pericoli, di rovi, di rocce, è terra santa perché è visitata dalla bontà di Dio. Noi a volte riteniamo che la terra santa sia quella asettica e cerchiamo, no, poi Gesù ce lo dirà in modo più chiaro, che la terra santa è questo nostro mondo e che diventa santa se davvero lasciamo che il volto di Dio emerga all'interno di questo nostro mondo, di questa terra. Quindi il Signore gli dice, non solo gli dice di togliersi i sandali, ma poi gli dice: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo nel quale tu stai è una terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. E poi il Signore gli dice: ho osservato, vedete, Dio che osserva. Noi a volte abbiamo la presunzione di essere noi ad osservare. Ho osservato la miseria del mio popolo, è il mio popolo. Io ho osservato, è Dio che osserva in Egitto. Io ho udito, dice il Signore. Prima Mosè riteneva che fosse lui capace di sentire, di osservare, quindi di mettersi in movimento, così facciamo una bella cosa. Ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti, ho esperienza delle sue sofferenze.
Ed è bellissimo poi quello che dice il Signore: sono sceso, io sto scendendo per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano i cani e così via, insomma. Però è bello il Signore che dice: io ho osservato, io ho udito il lamento, il grido, io sono sceso, è Dio che scende. Poi quello che qui Dio dice poi aveva il compimento nel mistero di Gesù, davvero Dio scende, si fa fratello nostro. E quindi vedete, tenendo presente questo brano di Esodo 3, 7, 12, si comprende meglio la misericordia di Dio, la tenerezza di Dio. È Dio che è misericordioso, è Dio che vede, che sente. Mosè riteneva prima che fosse l'unico a vedere e a sentire e che l'opera fosse sua. Adesso il Signore gli ricorda: sono io che vedo e che sento, sono io che ti mando. Adesso ti mando io, quelle cose che tu volevi fare prima spontaneamente, adesso sono io che ti mando. Quindi Mosè si sente ripreso completamente in mano da Dio e rimandato, non per un'opera sua, ma per l'opera di Dio, perché il problema è sempre questo: voglio fare un'opera mia o l'opera di Dio? Perché a volte pretendiamo di fare l'opera di Dio, ma stiamo cercando che si affermi il nostro io. Io mi devo affermare. Altro che Dio. Dio diventa un mezzo, uno strumento. Ne facciamo un uso strumentale di Dio. È molto facile, come ha fatto anche Mosè. E Dio, dopo 40 anni di deserto, gli toglie questa corazza, adesso gli dice: sono io che ti mando, perché sono io. Il popolo è mio, non è tuo. Il popolo è mio, dice Dio, non è tu. Perché fin quando si rimane popolo di Dio, lui è gratuito e generoso, non ci vuole stritolare. Quando diventiamo popolo di qualcuno, stiamo molto attenti. È pericoloso. E allora, nei momenti in cui Dio si rivela così, coinvolge Mosè per manifestare al popolo la sua misericordia. Adesso, chiamato per una missione. Quando si riceve una vocazione, dobbiamo stare molto attenti: ogni vocazione è per la missione. Ogni vocazione che riceviamo da Dio non è per trastullarci e dirci come sono importante, che bello, è stato dato a me. No, ogni vocazione, qualsiasi vocazione, il fatto di essere chiamati da Dio ad essere credenti in genere, per lo stesso momento si è messi in missione, si diventa apostoli, dice Gesù, li manda. Ma è così anche per Mosè: nel momento in cui viene chiamato, la sua ora va, io ti mando dal Faraone, proprio dal Faraone da cui era fuggito. Cioè, come mi manda dal Faraone? Quello mi ammazza. Ora ti mando io dal Faraone, dice il Signore, ti mando io dal Faraone. E lui è mandato per manifestare la misericordia di Dio. La vocazione sembra a vantaggio di tutta l'umanità. A nessuno è consentito di rintanarsi nel proprio cantuccio perché ha ricevuto una vocazione, per autocompiacersi, insomma. E quindi di fronte a Dio però, che adesso lo provoca e lo manda: il popolo è mio, io ti mando dal Faraone per liberare il mio popolo, non è il tuo popolo, il mio popolo. Nel momento in cui lo manda, Mosè, adesso 80 anni, dopo 40 anni di deserto, dice: ma io chi sono per andare? E cosa devo dire? Mi rideranno in faccia. Vedete, adesso davvero è sprovveduto. Ma ci sono voluto, prima si sentiva arrogante, prepotente, perché io sono bravo. Adesso, dopo 40 anni di una vita in cui è stato spogliato di tutta la sua prosopopea, adesso dice, ha solo la forza di fronte a Dio che lo provoca, dice: chi sono io per andare? E alla proposta di Dio obietta, presentando la sua inutilità,
sembra che la chiamata lo abbia come inchiodato all'evidenza della sua inutilità. E Dio gli risponde: io sono con te. Teniamo presente, abbiamo spiegato più volte, questo io sono di Dio non è una definizione metafisica, filosofica, no, è una definizione vitale. Io ti accompagno, io compagno della tua vita, io ti sto accanto, faremo la strada insieme. Questo sta dicendo Dio a Mosè: io sono con te. Di fronte, ed è così che la visione di Mosè acquista la sua reale portata. Essa non è altro che il frammento di un mistero di Dio. Cioè, ognuno di noi è chiamato ad essere un frammento di questo progetto di Dio, un frammento però importante, non ci possiamo negare, perché ognuno di noi ha una vocazione, una chiamata ad essere, a diventare in questo mondo racconto della bontà, del volto, della misericordia di Dio. Non lo possiamo dimenticare mai. Ovunque siamo, ognuno di noi ha questa vocazione: io con te ti accompagno perché tu nel frammento della tua vita diventi il racconto di questa provvidenza di Dio, di questa misericordia di Dio che si prende cura di te prima di tutto che sei un fallito, perché questa è l'esperienza che fa Mosè. Io mi sto prendendo cura di te che sei un fallito, e adesso tu che fai questa esperienza di essere raccolto da fallito da me, e io con te ti mando perché tu ti prenda cura dei tuoi fratelli. E stranamente lui che dice: chi sono io? E poi dice: ma io vado dai miei fratelli. Non mi crederanno, già c'ha alle spalle le esperienze quando gli hanno detto: ma tu chi sei, che vuoi? Non mi crederanno. Se poi andate ad aprire il capitolo 4 del libro dell'Esodo, si apre con questa espressione da parte di Mosè: non mi crederanno, non mi crederanno. E invece stranamente, vedete, la misericordia di Dio poi ti precede sempre. Lui, man mano che si mette in cammino, nota che ci sono alcuni che gli stanno venendo incontro. Guardate, Dio sempre ci precede, ma ci precede sempre con quelle persone che meno avremmo immaginato. Sono altri fratelli ebrei e il fratello Aronne che gli stanno venendo incontro. Ma questo nella provvidenza della vita. Noi non è che ci dobbiamo aspettare il luminoso o qualcosa di straordinario per riconoscere Dio che ci viene incontro. Dio ci viene incontro, io sarò con te, attraverso altri fratelli che incontriamo, la provvidenza ci va a incontrare. E qui viene detto che c'è, vedete come la misericordia di Dio ci precede, qui vengono incontro i fratelli e Aronne, gli danno il bacio della pace. In fondo, vedete, Mosè, ma questa esperienza la farà anche Paolo poi, no? Ma facciamo un po' tutti, in fondo Mosè ogni giorno nella sua missione scoprirà che è scavalcato dall'iniziativa di Dio. Se apriamo gli occhi, se siamo attenti, Dio ci precede sempre, però non secondo le, perché noi ci aspetteremmo che ci precedesse sempre con fatti straordinari. Dio ci precede sempre con l'incontro di realtà, di persone che ci mettono in cammino, in questione, che ci fanno pensare, riflettere. E lui, qui vengono incontro Aronne e i fratelli, ed è interessante, lui non è più solo, e la collaborazione poi Mosè e Aronne porta frutti, perché dice: non so parlare, ma c'è tuo fratello Aronne che sa parlare. Il capitolo 1, il capitolo 4, versetto 1 si apre dicendo che non mi crederanno, si chiude al versetto 31, il capitolo 4, con l'affermazione: il popolo credente. Ecco, smentito, il popolo credente. E lo stesso Mosè si è sbagliato. Siamo all'alba del giorno della risurrezione, un filo di luce filtra all'orizzonte, e il Signore che viene a visitarci dall'alto come un sole che sorge, come dirà Luca, e il popolo si inginocchia e adora. Così si chiude il capitolo 4 del libro dell'Esodo.
Però stiamo attenti, perché adesso la missione diventerà una missione faticosa, difficile, nel dolore. E qui si dovrà misurare Mosè, davvero diventare misericordioso, condividendo la durezza del popolo. Perché il popolo, sì, adesso è entusiasta, crede, però adesso, se si legge attentamente l'Esodo, già a partire dal capitolo 5 dell'Esodo, nel momento in cui Mosè li coinvolge, lui e i capi vanno anche dal faraone e dice: lasciaci partire, perché noi siamo il popolo di Dio, dobbiamo andare a servire il nostro Dio. E il faraone gli dice: voi il popolo di Dio, voi siete il mio popolo, i miei servi, anzi dovete lavorare più duramente e dovete produrre mattoni di più, anzi lo stesso numero, però senza la paglia e così via, se io non ve la darò più. Allora la gente comincia, il popolo comincia a lamentarsi e a ribellarsi, perché vedete, la missione è facile fin quando ce la dobbiamo vedere solo con Dio, tutto è più facile, ma questo è per tutti. Fin quando il nostro rapporto rimane solo con Dio, beh, a Dio gli possiamo fare, ci possiamo illudere che insomma lui chissà cosa vuole, ma nel momento in cui Dio ci coinvolge a camminare assieme ai fratelli e a diventare per i fratelli manifestazione della sua misericordia, a prenderci cura di loro, diventare responsabili, perché questi fratelli possono diventare uomini liberi, tutto diventa più complicato. Tutto diventa più complicato perché il popolo facilmente volta la faccia, cambia opinione. Non ci dobbiamo illudere. Oggi ti osanna, ti batte le mani, ma alla prima difficoltà ti cambia la faccia. Ed è quello che succede a Mosè. A Mosè, perché il popolo facilmente, nel momento in cui il faraone diventa duro, loro stesso diranno: ma noi siamo i tuoi servi, siamo il tuo popolo, altro che popolo di Dio. E allora anche Mosè impara a lamentarsi con il Signore. Prima nella Sacra Scrittura non troviamo personaggi che si lamentano con il Signore, però nei momenti in cui te la devi vedere con i fratelli e devi vedere com'è difficile la fatica di sentirti tu liberato, fallito, amato da Dio, e poi aiutare gli altri falliti a ritrovare dignità, la fatica, allora tutto diventa più difficile. Questa è l'esperienza che fa Mosè, ma è bellissima, perché poi è l'esperienza di ogni credente, che facciamo un po' tutti quanti. E qui non c'è, nei film antichi in cui arrivava il cavaliere che risolveva il problema e tutto finiva in gloria, nei film, nei western, no, qui non c'è nessun film che finisce in gloria così, no, qui è difficile, è duro, non c'è nessun trionfo. E Mosè deve solo accontentarsi e aggrapparsi a quella promessa del Signore: io con te. Ma questa è la promessa a cui ci aggrappiamo anche noi camminando nella nostra vita, senza fuggire. Lui cerca di fuggire, e però è interessante che cresce nella consapevolezza che la guida del popolo è Dio. Cioè il Salmo 77 dice: il pastore di Israele è sempre Dio che si serve di Mosè. Dice il Salmo: guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè ed Aronne. E allora Mosè a 80 anni deve capire che adesso deve lui farsi guidare da Dio e consegnarsi a Dio, e avere tanta compassione, con tanta misericordia verso il popolo, diventando una cosa sola con il popolo. Lui questo l'ha imparato ad udire, oggi Papa Francesco dice che i pastori devono avere, conoscere l'odore delle pecore. È interessante che c'è un racconto rabbinico, Midrash, che dice che quando Mosè, questo per dire la passione che aveva Mosè anche per il gregge, quando Mosè pascolava il gregge, un giorno ha visto un capretto che scappò via da lui. Dice: come mai questo capretto scappa?
ed egli lo inseguì fin quando giunse a un luogo ombreggiato. Quando giunse al luogo ombreggiato, apparve uno stagno d'acqua e il capretto si fermò per bere. Mosè, fattosi vicino, disse, questo nella Bibbia non c'è scritto, è un racconto rabbinico che a volte ci spiega il non detto della Bibbia, l'animo profondo. Mosè, fattosi vicino, disse, non sapevi che tu eri fuggito perché avevi sete? Tu devi essere stanco. Si mise quindi la bestiola sulle spalle e andò via. Vedete, qui abbiamo un anticipo del buon pastore, un'iconografia del buon pastore che porta l'agnello sulle spalle. Già Mosè. Allora Dio disse, siccome tu pasci con misericordia il gregge di un mortale, ti assicuro che tu pascerai il mio gregge Israele. Ma se sei capace di essere così tenero con una bestiola, immagina come sarai tenero con il mio popolo, quindi sei pronto per pascere Israele. Vedete, in effetti, poi Mosè sarà così, si farà carico del popolo e non se ne staccherà mai. C'è un momento in cui è stanco, dice Dio, ma è il tuo popolo, io non ne posso più. C'è delle espressioni, ma certo è bello che ci siano queste espressioni nella Bibbia. Però poi, piano piano, Mosè è l'uomo che supplica Dio e gli dice che lui è diventato una cosa sola con il popolo. Avete presente, io adesso non posso leggervi tutto, solo alcuni episodi, avete presente? C'è un momento in cui Mosè sale sul monte Horeb, quando si porta le tavole, perché Dio dovrà scrivere la Torah. L'insegnamento, la luce di Dio dovrà consegnare a Mosè. E mentre lui è là sopra, voi sapete cosa avviene. Che il popolo aspetta, Mosè non torna, dice, supplica Aaron, senti, faccio un vitello, che noi ci cerchiamo un altro Dio. Vedete come la gente, il popolo cambia facilmente faccia. Basta un minimo di ritardo. D'altra parte lo sappiamo benissimo che il popolo tante volte mormora nel deserto, che abbiamo mangiato sempre le stesse cose, e non c'è acqua, e sono 40 anni di cammino nel deserto. Altri 40 anni, 40, 40 e 40. Lui nel deserto, Mosè impara a conoscere il deserto standoci per 40 anni, e poi per 40 anni dovrà guidare il suo popolo nel deserto, perché lui conosce bene gli anfratti, le difficoltà del deserto, con tutto quello che significa il deserto anche nel cuore umano, nel cuore umano. E allora lui diventa capace di, avete presente il momento in cui Dio dice a Mosè, al capitolo 32 del libro dell'Esodo, Dio dice a Mosè, scendi e vai a vedere cosa hanno combinato, ma io adesso sterminerò questo popolo, che non è possibile, gli dice Dio. E sapete cosa risponde Mosè a Dio che gli dice che vuole sterminare il popolo? Tu entrerai nella terra promessa, ma il popolo no. Mosè risponde, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto. C'è la storia di Dio senza il popolo, dice Mosè, per me non ha senso. Se devi cancellare il popolo, allora cancella anche me, perché io sono diventato una cosa sola con questo popolo, che è piattoso, che ha testa dura, però sono i miei fratelli, io faccio parte di questo popolo. È bellissimo. Guardate poi nel Nuovo Testamento, Gesù è colui che si mette in mezzo ai peccatori, li fa battezzare, si immerge. E allora, questo è al capitolo 32, poi Mosè scende, questo non vuol dire che Mosè poi non riprende il popolo, perché è chiaro che va stigmatizzato ciò che è sbagliato, e Mosè lo stigmatizza, non è ingenuo, però lui si sente parte di questo popolo, vuole bene, ama, io sono carne vostra, non sono diverso da voi. Anch'io sono stato un fallito, però Dio mi ha raccolto come sta raccogliendo voi, e desidero che Dio raccoglie anche questo popolo. E poi
Quindi qui dice, se devi cancellare il popolo, cancella anche me. E poi, al capitolo 34, nell'incontro che ha fatto Egidio a San Sebastiano, ha presentato Mosè che riceve il Dio che si rivela, al capitolo 34, prima che venga rinnovata l'alleanza, il Signore si presenta e dice: il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nella bontà e nella tenerezza, nella fedeltà, nella emet, nella chesed e nella emet, e nella fedeltà. Così si presenta Dio. E quindi a Mosè si presenta come misericordioso. Ed è interessante che Mosè subito dopo, al versetto 8, prima al versetto 6, Dio si rivela, al versetto 8 viene detto: allora Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò e disse. Guardate, appena Dio si manifesta come misericordioso, lui ha il pensiero di diventare una cosa sola con il popolo. Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi, non solo con me, ma in mezzo a noi, in mezzo al popolo. Sì, è un popolo di dura cervicia, ha una testa dura questo popolo, dice Mosè, ma tu perdona la nostra colpa. Mi ha stupito tanto, non è che dice perdona la loro colpa, perdona la nostra colpa. Io sono parte di questo popolo, dice Mosè, bellissimo. Non dice perdona la loro colpa, perdona la nostra colpa, il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Vedete, davvero Mosè diventa una cosa sola con il popolo. Questa, lui che ha sperimentato, il fallito che ha sperimentato la misericordia e la tenerezza di Dio, adesso diventa frammento in cui la misericordia di Dio espande, si mostra, si manifesta, e lui è lì a manifestare questa tenerezza di Dio al suo popolo. Però questo non vuol dire che non riprenda quando il popolo sbaglia o pecca, o non riprenda il peccato, però vuole abbracciare i peccatori, vuole tutti salvare. Quindi qui è, per me è molto bello, non dice il peccato del popolo, ma il nostro peccato. Poi questa condivisione paziente ritorna anche, se si legge attentamente, anche nel libro dei Numeri, molto bello. C'è un momento in cui Aronne e la sorella Miriam hanno sparlato di lui perché lui si è preso un etiope, e dice: ma solo lui allora può parlare col Signore, perché noi non siamo pure importanti. E il Signore si arriva e punisce, dice: io con Mosè solo parlo faccia a faccia. E poi punisce Miriam, che diventa lebbrosa, la sorella. Guardate, hanno parlato contro di lui, l'hanno criticato. Ed è interessante, è molto bello che Mosè, di fronte a questa realtà, si rivolge al Signore e gli dice: guariscila, guarisci, non è che dice hai fatto bene a punirla perché ha parlato contro di me, guariscila. E poi sempre nel libro dei Numeri, ancora più bello, c'è un momento in cui Mosè manda gli esploratori ad andare a vedere cosa c'è in questa terra promessa, se è facile entrare, se... E gli esploratori tornano con un grande grappolo d'uva, che è talmente grande che lo devono portare su una trave, appeso una trave, una parte da una spalla, una dall'altra spalla l'altra, e su gran grappolo d'uva, quindi per indicare che cose belle ci sono nella terra promessa, vi scorre latte e miele e poi questo uva abbondante. Però gli esploratori dicono: ma sarà difficile, perché tra l'altro ci sono i discendenti di Anak, gli Anaciti, che sono giganti, che faremo noi? Questi ci ammazzeranno. Allora la gente sgomenta, dice a Mosè: ma che hai fatto? Ci hai fatto camminare tutto il deserto, ste gran fatiche, era meglio che morivamo in Egitto, torniamo in Egitto a mangiare le cipolle. E il popolo si ribelle, li vorrebbe lapidare, vorrebbe lapidare, il popolo è pronto lì per lapidare Mosè e Aronne. E sapete cosa fa Mosè?
supplica il Signore dicendo: perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua bontà. Non sono andato a vedere, ma credo che sia del tuo esempio questa tenerezza, questo amore di Dio. Vedete, vogliono lapidare lui e lui dice, prega il Signore, perdonali secondo la grandezza della tua bontà. E sto terminando. Scriveva un teologo recente sull'Osservatore Romano del 21 ottobre un titolo molto bello, I no di Mosè. Io vi riporto solo qualche espressione. La grandezza del gesto di intercessione di Mosè sta nel rifiuto del privilegio che Dio gli accorda. Appunto lui potrebbe dire, ma io sono stato privilegiato, Dio mi ha chiamato, mi ha fatto tante cose belle, ma no, lui non si vuole chiudere nel suo privilegio, deve stare molto attento. Questo sia per tutta la Chiesa, ma sia per tutto, per ogni credente, per ogni pastore. Al prezzo della separazione, cioè la grandezza del gesto di intercessione di Mosè sta nel rifiuto del privilegio che Dio gli accorda, al prezzo della separazione del suo destino da quello della sua gente. Vi ricordate quell'espressione che ha detto Mosè? Se devi cancellare il popolo, ammazzare il popolo, cancella anche me dal libro della vita, perché non ha senso la mia vita. Non mi voglio salvare da solo. Mosè lo ammonisce duramente il popolo per la sua infedeltà a Dio, però nello stesso tempo espone se stesso di fronte a Dio per la vita del popolo. Penso che si riveli qui una dimensione dell'intercessione che deve sempre di nuovo istruire anche noi, figli della nuova alleanza. L'intercessione non oscura il giudizio di Dio sul peccato, non di meno, dice sempre Pierangelo Sequeri, invoca la misericordia divina sul peccatore senza separare la propria vita dalla vita del popolo. Questo è il discorso. Perché noi possiamo fare una preghiera da un livello più alto, io sono un puro, io no. Per cui intercede, no, io sono parte di questo popolo. Guardate, poi Gesù nel Nuovo Testamento, tutto questo lo porterà a compimento. In mezzo a due ladroni, lì, muore, invocando il Padre. È così, l'intercessione non innalza la sua preghiera dal luogo di una bellezza separata, ma piuttosto da quella di un'affezione solidale. La preghiera di Mosè è il contrario di quella che ascoltiamo dal fariseo nella parabola di Gesù sul fariseo e il pubblicano. E così via, non sto a dire altro. E poi, e termino davvero, Mosè viene un momento nel libro del Deuteronomio in cui è capace di farsi da parte. Il sapersi fare da parte. Questo è segno di maturità umana e spirituale. E dice al popolo, non io vi guiderò, adesso ci sarà un'altra guida che è Giosuè. Giosuè, lui vi guiderà. Deuteronomio 31:1-8, Mosè riconosce che per lui è arrivato il tempo della passività, sapendo che è vicino alla morte e che non ce la fa più. Si spoglia delle sue prerogative con grande libertà. Il Signore vi guiderà, è sempre il Signore che vi guida, Giosuè vi guiderà. Mosè, educato a considerare l'opera come opera di Dio, adesso ha capito che è opera di Dio, non è opera sua. Perché per te, sapete, il preintendimento è molto facile di metterci noi al posto di Dio. Troviamo sempre la scusante. Mosè adesso considera l'opera come opera di Dio, adesso volentieri vede quest'opera procedere senza di lui, come senza di me, che dice no, l'opera continua, anche senza di te. E incoraggia il popolo e Giosuè. E poi viene descritta la morte di Mosè, la morte in solitudine,
non muore in mezzo al popolo sannato, ma lontano dal popolo che aveva tanto amato, in obbedienza, secondo l'ordine del Signore, nella sofferenza, tu non entrerai. Tra l'altro vede la terra promessa dal Monte Nebo, dall'alto, e tu non entrerai. È interessante, ci sono dei racconti, dei midrash, dei racconti rabbinici molto belli a riguardo, in cui mettono in evidenza che dice Mosè, insomma, dice, ma io la terra promessa ci vorrei già, assieme al popolo, non da solo. E il Signore dice, no, e allora intercede il mare, pure il mare che è stato aperto, dice, come Mosè che ha aperto il mare non deve andare, le stelle del cielo, come Mosè non deve, tutti vanno da Dio a intercedere perché faccia entrare Mosè nella terra promessa. Sono dei racconti bellissimi. Ed è interessante, io vi leggo solo la parte conclusiva di questo racconto, perché è molto, molto lungo. Allora, questo commento midrashico dice, il Signore dice a Mosè, Mosè, due giuramenti ho pronunziato. Uno è di far perire Israele, vi ricordate, per quello che ha commesso, quando ha fatto il detello d'oro. Lo ha detto, no, non lo devi sterminare, il popolo deve entrare, se no elimina anche me, ha detto Mosè, no? E io ti ho accontentato, il popolo. L'altra è di farti morire e non lasciarti entrare nella terra, però ho promesso anche che tu, la terra promessa, non ci entri. Il giuramento relativo ad Israele è stato annullato grazie al tuo intervento che mi dicesti, perdonali, altrimenti cancella anche me dal libro della vita. Ed ora tu chiedi che di nuovo io annulli la mia volontà di fronte alla tua dicendomi, fa che io passi nella terra promessa. E gli dice il Signore, così afferri la fune del pozzo ai due estremi. Allora, se tu vuoi che prevalga il fa che io passi, allora rinuncia all'invocazione perdonali. Allora io, tu passi e io elimino il popolo. Così. Se invece vuoi che prevalga il perdonali, annulla il fa che io passi. Il dilemma è questo. Quando Mosè, è bellissimo, guardate, questo per indicare fino a che punto diventa popolo Mosè. La misericordia di Dio lo porta a diventare solidale, una cosa sola con il popolo. Quando Mosè, nostro maestro, udì questo, disse, Signore del mondo, perisca Mosè e mille come lui, ma non si perda un'unghia di un solo uomo di Israele. Guardate, di una grandezza straordinaria. Veramente è diventato una cosa sola con il popolo. Per cui la sua preoccupazione è che non si perde nemmeno un'unghia. Posso perire io, ma non si deve perdere nemmeno un'unghia di questo, del popolo di Israele. A questo momento Mosè si riconcilia con la morte, in effetti muore lontano, non si sa dove è la tomba di Mosè, perché il popolo di Israele viva, per questo, perché il popolo viva, io sono disposto a morire. Allora Dio stesso si occupa della morte di Mosè, l'Eterno colse l'anima sulle labbra di Mosè e il profeta morì nel bacio di Dio. Deuteronomio ci dice, ce lo descrive Deuteronomio al capitolo 34 della morte di Mosè, il modo in cui muore Mosè con le parole dice Alpi Adonai, è giusto? Alpi Adonai, sapete cosa vuol dire? Sulla bocca di Dio, così muore Mosè. E nella bocca di Dio cosa c'è? Ma c'è il sorriso, c'è il respiro, c'è il fiato. È come se Dio lo stesse risucchiando dentro di sé. Ma veramente Mosè entra nella vera terra promessa che è il cuore di Dio, altro che la terra concreta. È l'unico che entra nello spazio, nel respiro, nel sorriso di Dio, abbracciato da Dio. Tra parte di questi grandi uomini, anche di Elia, non si sa, di Elia viene detto che muore tirato da un carro di fuoco. Questo vuol dire, sarà con Dio. Di Mosè
Certo, al Pi Adonai dalla bocca esce l'ordine, abitualmente viene tradotto secondo l'ordine di Dio. Però letteralmente al Pi Adonai vuol dire sulla bocca di Dio. È come se venisse davvero risucchiato nel cuore di Dio. Sulla bocca di Dio è così. Se Mosè in fondo però davvero è diventata una cosa sola con il popolo, cioè questo volevo sottolineare. Va bene. Usate 5 minuti di ritardo.